Ieri è stata discussa in aula questa interrogazione che dal mio punto di vista era molto importante, ma soprattutto una proposta che come opposizione, io sono stato il primo firmatario, abbiamo fatto. E negli ultimi anni uno dei problemi più grossi è un aumento della spesa che c'è stato rispetto all'utilizzo dei medici gettonisti. I medici gettonisti innanzitutto ricordo che sono dei professionisti che vengono presi attraverso società o cooperative, ai quali addirittura non viene proprio chiesta quella specializzazione che hanno invece i medici interni. Ad esempio, un medico interno che lavora nel pronto soccorso deve essere specializzato in emergenza urgenza e così via. E da questo punto di vista queste sono figure professionali che arrivano a guadagnare fino a 3 volte rispetto a quelli che sono i medici invece assunti a tempo indeterminato. Questo ha causato una mancanza di equità retributiva, perché un medico dipendente pubblico del servizio pubblico si trova a guadagnare 1/3 rispetto al medico che lavora al suo fianco, che molte volte non ha neppure la stessa specializzazione, che guadagna molto di più. Questo ha creato disagi, ha creato nervosismo rispetto ai medici e addirittura qualcuno ha deciso di lasciare il servizio pubblico per andare a lavorare appunto all'interno di queste realtà. La proposta che avevo fatto era una proposta che ha appena adottato la Regione Lombardia, quindi devo dire anche una regione di destra, che ha deciso di scavalcare completamente l'utilizzo delle società o delle cooperative per individuare i medici che possono andare a integrare il servizio all'interno delle strutture ospedaliere, facendo una selezione a livello regionale, quindi è la stessa regione che individua i medici professionisti, ma soprattutto riconoscendo a questi un'indennità che è simile, anche se bisogna dirlo leggermente superiore, rispetto a quello che sono i medici dipendenti. Mi sarei aspettato da parte del Consiglio regionale, ma soprattutto dell'assessore, che lui dicesse che questa potrebbe essere un'opportunità da verificare e devo dire che questa praticamente ha considerato la nostra proposta inaccettabile. Dall'altra parte voglio ricordare che quello che noi oggi di cui dobbiamo puntare è anche l'aumento però degli stipendi dei medici che oggi lavorano, perché attualmente hanno stipendi troppo bassi ed è per questo che decidono di lasciare il servizio pubblico. Mi riferisco a medici ma anche infermieri, e quello che dovremmo anche puntare è fare in modo che ci sia un tetto massimo che venga definito dallo Stato per quanto è la tariffa oraria che può essere riconosciuta a un medico o un infermiere esterno rispetto a un interno.